Saluto in questa telecronaca diretta dal Giro di Francia spetta un amico, un collega che non c'è più, Sandro Ciotti, maestro indiscusso di questo mestiere. Era un grande conoscitore anche di ciclismo, seguì 15 Giri d'Italia, 9 Tour de France. Commossi lo ricordiamo. Il 18 luglio è una data che il destino ha voluto indelebile nelle nostre memorie. 89 anni fa nasceva Gino Bartali. Il museo a lui dedicato a Ponte Aema, vicino a Firenze, sarà aperto al pubblico nel 2004. Gino vinse i Giri di Francia nel 38 e nel 48, a distanza di 10 anni, cosa mai più capitata. Sempre il 18 luglio, era il 1995, sui Pirenei, nella discesa del Porte da Speci lasciò Fabio Casartelli, campione olimpico a Barcellona. Fabio correva per la Motorola, squadra americana, era compagno di squadra di Lance Armstrong. Il Tour renderà omaggio a Casartelli domenica, dopodomani, quando verrà affrontata quella montagna pirenaica, il Porte da Speci. Sandro Ciotti, Gino Bartali, Fabio Casartelli, tre grandi amici del ciclismo. Li salutiamo con tanto affetto. Immagini in diretta che vi giungono dalla parte meridionale della Francia. Ci troviamo nel Midi, vicino ai Pirenei, tra il massiccio centrale e la valle della Garonne. Cap de Couvert è la località dove è posto il traguardo. Oggi prova contro il tempo, 47 chilometri. C'è molto vento nella prima parte del percorso che potrebbe condizionare le prestazioni degli atleti. Hanno già concluso la gara 124 corridori. Per adesso il miglior tempo è stato registrato da Peschel, tedesco della Gerolsteiner. Per lui 1 ora, 1 minuto, 58 secondi. Ma proprio qualche istante fa, al primo rilevamento cronometrico, David Miller, britannico della Cofidis, ha fermato i cronometri sui 16 minuti e 45 secondi con un vantaggio di 29 secondi su Peschel. D'altronde Miller è uno dei favoriti di questa cronometro. Pronto per la partenza Aymar Zubeldia della Euskaltel Euskadi, compagno di squadra di Iban Maio, il vincitore dell'Alpe d'Huez. Dopo Zubeldia partiranno Eras, Basso, Ulrich, Hamilton, Mansebo, Maio, Vinokurov e Armstrong. Davide Cassani, abbiamo ricordato questi grandi amici del ciclismo che non sono più con noi. Oggi è una prova decisiva. Armstrong l'ha definita la cronometro più importante degli ultimi 5 anni al Tour de France. Il suo vantaggio è molto ristretto nei confronti dei suoi avversari. Buon pomeriggio, sì, Armstrong ha un po' paura di questa cronometro, anche perché sulle Alpi non è andato benissimo. Scopriremo se ha bluffato oppure se in effetti non è quello degli anni scorsi. Io ritengo che comunque sia ancora lui l'uomo da battere, oggi più che mai, anche se dopo la cronometro di oggi ci saranno subito i Pirenei, 3 tappe difficilissime, tra l'altro il caldo continuo, imperterrito, e potrebbe essere giudice implacabile, qualcuno potrebbe perdere qualche cosa nelle prossime tappe, ma oggi sarà importante perché Armstrong vorrà guadagnare secondi nei confronti di Maio, di Zubeldia, di Hamilton, di tutti quanti, dal momento che lui è quello più forte a cronometro. Uwe Peschel, Charreau, Botero, Bodrogi, Bettini. Per adesso il più bravo dei nostri è stato proprio Paolo Bettini, che ha chiuso in 1 ora 4 e 32. Un Bettini fuori dalla classifica generale, dalle zone alte. Un Bettini che con questa prova sicuramente non è andato a tutta, ha fatto capire però di avere grandi doti anche come passista. Potrebbe essere una chiave di volta per un futuro prossimo. Bettini ha dichiarato: prima della fine della mia carriera, ancora giovane Bettini a 29 anni, vorrei dedicarmi a un grande giro per la classifica. Ebbene, questa cronometro, ripetiamo, che non ha effettuato nel pieno delle energie e della concentrazione, lo ha fatto posizionare al quinto posto. Mi sembra
nazionale significativo questo. Non dimentichiamoci che Bettini arrivò settimo al Giro d'Italia del 1998 ed era molto giovane, perché sono già passati diversi anni, era il suo secondo anno tra i professionisti. Ma io ritengo che potrebbe comunque tentare di fare classifica, però dovrebbe lasciare da parte le veleità nelle corse di un giorno, dove ha dimostrato di essere veramente forte. Beh, vuol dire che Bettini sta veramente bene, potrebbe già fare una bella corsa domani, se arriva ad Aix-les-Domaines, e lì in quella tappa, 2 anni fa, riuscì a fare una bellissima corsa, andò in fuga e poi fu raggiunto solamente nel finale. Comunicazione per Alessandra De Stefano, che vedo già pronta sul traguardo. Quando ci saranno atleti, corridori pronti per un'intervista, chiedici la linea e noi saremo lieti di poter sentire i protagonisti della cronometro. David Plaza, compagno di squadra di Jan Ullrich, eccolo inquadrato dall'elicottero. David Plaza è uno spagnolo, va molto bene nelle garatappe di una settimana. Ha un po' le caratteristiche di Olano. Olano si è ritirato l'anno scorso dalle competizioni. Ma sì, questo ragazzo ha fatto una bellissima vuelta 2 anni fa, si piazzò nei primi 10. È un corridore che va molto bene al cronometro, ha vinto anche un giro della Germania grazie proprio alle prove contro il tempo, e si difende benissimo anche in salita. Qui sta correndo naturalmente per Jan Ullrich, che oggi ritengo possa fare una grande cronometro. Ci sono 3 rilevamenti cronometrici lungo il percorso. Dopo 13 chilometri a Chaussac-sur-Vair, dopo 33 chilometri a Sal, e lì sta passando Acevedo, l'unico portoghese in gara, poi al 41esimo chilometro a Bouillonnac, e quindi il traguardo a Cap Découvert, che è un parco divertimenti, un parco sportivo fortemente voluto dalle istituzioni regionali, è ancora in fase di ultimazione. Cap Découvert originariamente era una enorme miniera di carbone. Forza Ivan, è partito Ivan Basso, 7° in classifica generale. Non è uno specialista delle cronometro, Ivan Basso dovrà cercare di limitare il proprio ritardo nei confronti dei grandi. Vedi Jan Ullrich, vedi Vinokourov, vedi Armstrong, vedi Tyler Hamilton. Dopo Basso partirà un favoritissimo, ovvero Jan Ullrich, che è stato anche campione del mondo di questa disciplina. E ritengo che oggi possa fare veramente bene, penso che possa rivaleggiare con Armstrong per la vittoria di tappa. Ullrich è riuscito a superare abbastanza bene le Alpi, nonostante non stesse molto bene di salute, aveva avuto qualche problema. E Ullrich gli ha giovato molto il riposo. E quindi, dal momento che è un grande specialista, ritengo che oggi possa veramente fare una grande cronometro. Peter Luttenberger, lo vediamo di spalle, là davanti David Miller, che è partito 2 minuti dopo l'austriaco, lo ha raggiunto e siamo al 20° chilometro. Sta andando molto forte David Miller, si meritava la prima maglia gialla di questo Tour de France, ma causa un salto di catena nel prologo di Parigi è stato beffato, letteralmente beffato per 8 centesimi da Bradley McGee, australiano della Française des Jeux. Si disseta il capitano del team Bianchi, Jan Ullrich. Per lui una vittoria al Tour nel 97, 4 volte secondo, disavventure l'anno scorso, è stato anche squalificato in quanto venne trovato positivo delle anfetamine durante un controllo a sorpresa, ma non si trattava di doping agonistico, aveva preso delle pasticche in discoteca, davvero un'ingenuità per Jan Ullrich, scaricato dalla Telecom, di cui è stato bandiera per tanti anni, e ha trovato ingaggio prima nel team Coast e poi nel team Bianchi. Ullrich che non si arrende, anzi oggi potrebbe scoprire le proprie carte per un'eventuale corsa da podio. Penso proprio di sì, anche perché prima dell'avvento di Armstrong era lui che solitamente dominava le cronometro. Gli successe già nel 1996 al suo primo tour, quando vinse la cronometro di Saint-Emilion.
rifilò ben 56 secondi a Miguel Indurain, anche se Indurain non era più quello del 95 o degli anni precedenti quando dominava il Tour. Anche nel 97 vinse la cronometro di Saint-Étienne, nel 98 vinse entrambe le cronometro, poi arrivò Armstrong e lui è arrivato quasi secondo. Ivan Basso, nato il 26 novembre 1977, al suo terzo Tour de France. Terzo Tour de France consecutivo. La sua prima esperienza finì in una curva, era in fuga con Laurent Jalabert, cadde in discesa. Eravamo nella zona orientale della Francia, si fratturò una mano Ivan. L'anno scorso arrivò undicesimo in classifica generale, fu il migliore dei nostri e il miglior giovane. Quest'anno Ivan Basso dovrà confermare le proprie doti di regolarista. Molti telespettatori ci chiedono, non abbiamo ancora capito cosa sia Basso, che corridore sia. È uno scalatore, è un passista, è un opportunista. Che corridore è? A te la risposta, Davide. Per adesso non eccelle in nessuna specialità, riesce a difendersi meglio in salita rispetto alle prove contro il tempo. Però non possiamo dare una definizione ben precisa di Ivan Basso. È un corridore completo, se riesce a crescere un po' può diventare un corridore in grado di vincere grandi corsa tappe, se rimarrà così invece sarà un eterno piazzato. Questo Tour ci darà delle risposte. L'anno scorso nella cronometro di Lorient perse 2 minuti e 43 secondi da Botero che fece 11 secondi meglio di Armstrong, e quest'anno il suo obiettivo è di perdere meno di 2 minuti. David Millar, dopo 13 chilometri, è risultato il più rapido con un vantaggio di 29 secondi su Peschel, specialista della Gerolsteiner. Si disseta, smette di pedalare David Millar, la sua posizione è perfetta in bicicletta. Se dovesse migliorare dal punto di vista psicologico, è un po' fragile questo ragazzo, ce lo ha riferito Massimiliano Lelli, che ormai da diverse stagioni vive praticamente con Millar, è sempre in stanza con lui. È Millar che vuole la vicinanza di Lelli per recepire dei segreti, per acquisire qualcosa dell'esperienza di Lelli. Ebbene, il maremmano Lelli ci dice Millar avrebbe delle doti incredibili, è che si abbatte troppo facilmente. Non è una questione facile da risolvere, è un corridore che è fortissimo, ha perso per colpa sua o della bicicletta il prologo, quest'anno è riuscito a vincere una cronometro in Belgio ed è arrivato 5 volte secondo, è arrivato secondo anche nella cronometro del Finato, quella vinta da Lance Armstrong, e lì perse circa un minuto, però era un cronometro particolare, fecero i 42 di media, quindi una cronometro molto difficile. Questa è un po' più adatta a lui, anche se fino ad oggi ha fatto molto meglio nelle cronometro brevi, fino a 20 km. Questa è un po' più lunga, però sta crescendo anche in questi tipi di specialità. Un altro atleta fragile dal punto di vista psicologico, lo vediamo inquadrato, Francisco Mancebo. L'anno scorso rimase alla Vuelta nel secondo gruppo, ebbe una crisi di nervi, e nonostante avesse dei compagni accanto a sé scese di bicicletta e disse io me ne vado a casa. Beh, un gesto del genere avrebbe meritato il licenziamento in tronco. Gli hanno dato fiducia i responsabili dell'Ibanesto.com e Mancebo sta occupando la quarta posizione in classifica generale. Sarà una giornata difficile per Tyler Hamilton, lo vediamo con il dorsale 71. La posizione a cronometro, vista la frattura alla clavicola, è tra le più dolorose. Difatti, vedete, è proprio questa posizione che dà preoccupazioni a Tyler Hamilton. Dopo la cronometro a squadre non riuscì neanche a dormire per il dolore. Bisogna dire che sono già passati diversi giorni, già una decina da Mo, quando cadde e si fratturò la clavicola. Sta facendo miracoli e ritengo che anche lui oggi possa fare bene, nonostante questo problema alla spalla. Tra una decina di minuti avremo il tempo di Basso al 13° chilometro, mentre continuiamo a seguire il corridore della CSC, si tratta di Peter Luttenberger, che ha un punto di riferimento in David Millar e lo tiene lì a una decina di metri. Tappa mossa comunque, ci sono un paio di salitelle, anche
lunghe. Eh sì, all'inizio c'è una salitella di 3 km e anche nel finale il percorso è abbastanza accidentato, a metà invece è molto più lineare. Il problema è che c'è anche un asfalto ruvido, la bicicletta non scorre e solo per quello i corridori possono perdere un chilometro e mezzo di velocità. E difatti la media non sarà sicuramente superiore ai 50 all'ora, potrebbe essere intorno ai 48, quindi potrebbe impiegare un'ora. Iban Maio, atleta della Euskaltel Euskadi, il dominatore dell'Alpe d'Huez, è terzo in graduatoria a 1 minuto e 2 secondi da Armstrong. Pensate che tra cronometro a squadre e prologo Maio ha perso quasi 4 minuti da Armstrong, ne ha solamente uno e quindi ha guadagnato in montagna oltre 2 minuti e mezzo sull'americano. Potrebbe essere davvero una spina nel fianco Iban Maio sui Pirenei per Armstrong. Deve però limitare i danni oggi. Nelle cronometro non troppo lunghe Iban Maio va benissimo, però qui c'è la distanza, 47 chilometri sono tanti. Infatti quest'anno ha vinto 2 cronometro ma molto brevi, una di 13 chilometri alla Vuelta dei Paesi Baschi, una cronoscalata, e ha vinto anche il prologo al Giro del Delfinato, ma anche lì la media è stata di 35 chilometri orari. Nella cronometro, sempre quella che ho detto prima del Delfinato, comunque è arrivato terzo, 1 minuto e mezzo da Armstrong. È un corridore che ha fatto già delle discrete cronometro, anche l'anno scorso alla Vuelta, quando si piazzò una volta sesto, una volta ottavo, ma comunque se riuscirà a prendere 1 minuto e mezzo sarà molto bravo. Matteo da Mantova dice bravo Basso perché da 2 anni corre praticamente senza compagni. Nelle tappe di montagna soprattutto Basso è sempre da solo. Voi sapete cos'è successo alla Fassa Bortolo nella prima settimana? Nel giro di 2 giorni si sono ritirati in 6 noni della squadra per colpa di un virus, di un'influenza che si è diramata nelle stanze della Fassa Bortolo. Ebbene, si sono salvati solamente Basso, Bruseghin e Cioni. Tutti gli altri, compreso Petacchi, febbre alta. Petacchi in un primo tempo ha detto non ce la faccio più, non ho la testa. Poi è andato a casa, durante il viaggio aveva quasi 39 di febbre. Quindi in effetti Basso sta facendo cose molto buone, considerato che la squadra, non per scelta ma per stato di fatto, non può aiutarlo. È partito Alexandre Vinokurov del Kazakistan, ha vinto l'ultima tappa alpina. Vinokurov a gap, la tappa che è stata invece fatale a Joseba Belocchi, deve recuperare 21 secondi su Armstrong. Per lui vale lo stesso discorso di Iban Maio, dovrà perdere il meno possibile dall'americano. Però a differenza di Maio è un corridore che è basso, è un corridore che a cronometro è già riuscito a fare delle cose discrete, è già riuscito a vincere 2 o 3 cronometro in carriera. Quest'anno al Giro di Germania, al Giro della Svizzera è arrivato terzo in una cronometro e quindi ritengo che lui possa andare un po' meglio di Iban Maio. È naturale che sono tutti corridori che devono fare comunque i conti con Armstrong, quindi devono correre sulla difensiva. Meno perdono, meglio è per loro, perché comunque sono sulla carta e non solo sulla carta più deboli rispetto all'americano e anche ad Ulrich. Vinokurov, fra l'altro, al recente Giro di Svizzera ha piazzato la botta decisiva proprio nella cronometro ai danni di Francesco Casagrande. È riuscito a recuperare più di 30 secondi a Casagrande, che poi per problemi gastrointestinali non ha chiuso la manifestazione elvetica. Tutto è pronto, concentrazione, socchiude degli occhi, Lance Armstrong, Leroy Americain. Tanti dicono un Armstrong minore rispetto agli anni scorsi, sarà minore finché volete, non vincerà per distacco all'Alpe d'Huez come gli era capitato 2 anni fa, però è lì in maglia gialla. Armstrong l'ha definita la cronometro chiave, la cronometro più importante da quando, dall'assalto al Tour de France, ovvero da 5 anni. Sull'ammiraglia Johan Bruinel, a partenze a razzo Lance Armstrong, moltiplica leggera i rapporti, Davide. Ma sai, qui Armstrong è diventato famoso per mulinare con una rapidità pazzesca
i rapporti, ma di che rapporti si tratta? Ma come rapporto più lungo hanno un 53 davanti e 11 dietro, è un cronometro dove non bisogna mai togliere la moltiplica grande, quindi il 42, il 39 non serve, sta lì solamente perché ci deve stare. E quindi è uno che di solito in pianura riesce a mulinare molto bene il 53-13, 53-14, sempre le 100 pedalate al minuto. Ci sono attualmente 35 corridori sul percorso, sono partiti tutti, è partito anche Lance Armstrong, quindi con una cadenza di circa 2 minuti vedremo i migliori 35 della classifica generale concludere questa prova. Per adesso al chilometro 13 sono passati in 159 dei 167 in gara e il miglior tempo è sempre quello di David Miller. Tra poco sarà la volta di Ivan Basso al chilometro 13, mentre Zubeldia è secondo dietro a Miller dopo 13 chilometri, perde 7 secondi. E non è una novità, perché Zubeldia, se ve lo ricordate, è arrivato terzo nel prologo di Parigi, quindi anche lui molto adatto a queste prove. Viene confermato dalla grafica questo dato, Miller, Zubeldia e Peschel. Massimiliano Lelli sta per concludere la prova, quindi sarà il primo intervistato da Alessandra De Stefano. A Lelli chiederemo anche un parere sulle possibilità di David Miller, che ieri accusava un leggero mal di gola. Massimiliano Lelli è un super esperto del Tour de France, è alla sua 11ª partecipazione. Classe 1967 per il corridore maremmano. E l'anno scorso arrivò 14esimo, secondo tra gli italiani. Chiude Max Lelli, come sempre ineccepibile il suo impegno. È il capitano vero di questa squadra. Arrivano alle spalle di Lelli anche il campione nazionale francese Rus e Mickey Bogaert. Non sono però nella zona traguardo, ma al punto intermedio di Sal, quindi al 33esimo chilometro. Siamo in attesa del passaggio di Ivan Basso al chilometro 13. Mentre sta passando anche David Plazza. Ottimo suo tempo. Sì, è secondo, ma lui ci ha abituato a cronometro di buon livello. Sì, difatti l'anno scorso alla Vuelta nella cronometro si piazzò terzo, nell'ultima cronometro, quella di Madrid. Nel team Bianchi si è ritirato solamente Tobias Steinhauser, che è il compagno d'allenamento preferito di Jan Ullrich. Eccolo qui intanto Tyler Hamilton, anche lui riesce comunque a mulinare molto bene i pedali, anche lui ha una alta frequenza superiore alle 100 pedalate al minuto. Aveva qualche problema alla schiena proprio perché è stato costretto a cambiare posizione in bicicletta per colpa di quella frattura alla clavicola, è stato costretto ad avanzare la sella di qualche millimetro. Niermann doveva essere l'uomo di classifica della Rabobank dopo il ritiro di Levi Leipheimer, caduto nel corso della prima frazione, quella vinta da Alessandro Petacchi. Nulla da fare per Niermann, questo tedesco che milita nella formazione olandese Rabobank. Un Tour de France sottotono per la Rabobank. Anche Freire non dà soddisfazioni. Sono stati anche sfortunati, bisogna dirlo. Nel primo giorno, prima tappa, hanno perso l'uomo di classifica, Leipheimer è caduto e anche Lotz, compagno di squadra. Quindi un avvio in salita per questa squadra. È passato al chilometro 13 Roberto Eras, primo gregario di Armstrong in montagna, 24esimo a 1:07, quindi non sta dando tutto Roberto Eras, d'altronde ci sarà un weekend terribile sui Pirenei
le temperature anche oggi sono molto alte, quindi Eras ha scelto, ha preferito non spremersi troppo oggi per essere di aiuto domani, dopodomani e lunedì, aiuto a Lance Armstrong. Lui è uno scalatore puro, a cronometro fa fatica e non penso che si impegni al 100%, perché se poi la facesse a tutta guadagnerebbe un minuto, non di più. E invece il suo lavoro nei prossimi giorni sarà determinato, quindi oggi non dico che per lui una giornata di riposo, ma deve andare comunque con riserva. 42:27 al chilometro 33 per Uwe Peschel. E ha perso qualcosa, David Miller? Ha perso qualcosa perché all'inizio aveva 29 secondi di vantaggio sul tedesco. Quindi ha perso praticamente tutto il vantaggio che aveva dopo 13 chilometri. E siamo lì. Però il trend è negativo per Miller, Ha perso 29 secondi dal chilometro 13 al chilometro 33, ha pagato la fase centrale. Ma sai, non è mai riuscito a fare una bella cronometro su distanze così elevate. Lui è un grande nei prologhi, riesce a fare delle bellissime cronometro quando le distanze sono sui 15-20 chilometri. Per lui è una novità fare a fondo una cronometro così lunga. E quindi sì, è partito bene, potrebbe essersi un po' intimorito, quindi ha probabilmente rallentato e se ne ha, dovrà crescere adesso, ma questo lo scopriremo solo più avanti. Miglior tempo per Jan Ullrich al 13° chilometro. Jan Ullrich 16:26 contro i 16:45 di Miller. Un risultato veramente interessante quello che sta marcando il campione tedesco. Ullrich 16:26, mentre Ivan Basso rispetto al tedesco sta perdendo 1:07. È partito veramente forte Jan Ullrich, eccolo qui il cartello con questo dato. Ullrich è l'uomo della terza settimana, attenzione Davide. Ma difatti quest'anno Ullrich va particolarmente bene a cronometro, è costretto a difendersi in salita perché è stato un anno senza correre, ma come abbiamo detto in apertura di telecronaca, oggi lo ritengo tuttora uno dei favoriti alla vittoria di questa tappa insieme a Lance Armstrong. O lui o Armstrong. Andiamo da Alessandra De Stefano. Dai 40 gradi del traguardo siamo qui anche oggi. Veramente la situazione è tremenda, vediamo tutti i colleghi sono nelle nostre stesse condizioni, cercheremo di fermare i corridori appena si avvicineranno. Io avevo annunciato una tua intervista a Massimiliano Lelli che è appena passato sul traguardo. Noi andiamo adesso a recuperarlo. Se ce la fai Lelli. Alessandra, perché c'è un Miller che è partito benissimo e ha perso quasi 30 secondi nella fase centrale. Massimiliano potrebbe spiegarci nel dettaglio le caratteristiche di questo percorso. E siamo su Jan Ullrich. Guarda Auro, ti spiego, il corso caldo sta costringendo i corridori ad andare direttamente ai camion. Noi adesso abbiamo il camion della Cofidis e cerchiamo di chiedere a Massimiliano se scende per fare un'intervista con noi. Perfetto, grazie Alessandra. Armstrong passerà tra 7-8 minuti a Chaussac-sur-Vair e lì capiremo la differenza tra lui e Ullrich. Non crediamo che né Hamilton né Mancebo né Maio né Vinokurov riusciranno a far meglio del tedesco. Qui siamo su Francisco Mancebo. Mancebo di solito non va benissimo a cronometro, è un corridore simile a Ivan Basso, non eccelle da nessuna parte ed è completo e va bene quasi sempre. Piazzamenti per lui, un nono, un tredicesimo, un settimo posto nella classifica finale. Quest'anno sembra che vada un po' meglio, almeno per adesso è quarto in classifica. Anche per lui oggi il problema è cercare di perdere meno possibile, ma 2 minuti oggi non glieli toglie nessuno, anzi 2 minuti andrebbero bene per lui. Hamilton perde 35 secondi da Jan Ullrich. Beh, tutto sommato si sta difendendo, è a 9 secondi da Zubeldia, direi che è una prestazione buona per Hamilton, considerate anche le sue condizioni, sta correndo davvero
con una spalla fratturata. Noi abbiamo visto personalmente le lastre, quindi è inutile che raccontino, è impossibile andare in bicicletta con una frattura. La frattura c'è, si vede nettamente la linea bianca tra le ossa, quindi insomma non è che stia bluffando Hamilton, no. Sta soffrendo e sta dimostrando di essere un grande corridore. Notate la differenza, Ulrich pedala molto più di potenza, comunque intorno alle 100 pedalate al minuto, molto più agile la pedalata di Armstrong, non è una novità, superiore alle 110 pedalate al minuto. L'anno scorso andò troppo agile e forse anche quello arrivò secondo a 11 secondi da Botero. Ti sentiamo Alessandra. Perfetto, perfetto, adesso siamo qui ai Pullman e stiamo cercando Massimiliano Lelli, ma non lo troviamo. Ok, quando avrai Massimiliano chiedici pure la linea. Nel frattempo sta per passare al 13° chilometro Iban Maio, quindi avremo tra poco una situazione definitiva. Non mi sembra che vada male, Iban Maio, mi sembra che stia pedalando molto bene. È difficile capire se avrà il tempo di Ulrich, penso sia molto difficile, ma mi sembra che comunque stia pedalando molto bene. E ricordiamo che è principalmente uno scalatore. Nelle cronometro conta dosare le energie lungo il percorso. È inutile partire a razzo per poi crollare nel finale. È una prova contro se stessi, bisogna avere un equilibrio e una tattica perfette per poter emergere. Alessandra, a te. Sì, siamo con Massimiliano Lelli che è stanchissimo, tra l'altro ci sta dando l'intervista nella macchina. Allora Massimiliano, mi stavi dicendo di Miller che non sta bene. Sì, no, sono due giorni che sta poco bene, c'è un problema allergico e ci dispiace molto perché insomma farà il prologo e poi ci tenevamo in particolar modo oggi. Però purtroppo non sta bene, speriamo di rifarci gli Pirenei, spero anche io stesso di fare qualche bella tappa. Hai detto che non ce la farà tutta. Sinceramente è partito molto forte, ma non lo so perché due giorni, come ho detto, che sta poco bene, non credo che terrà fino in fondo. Però Davide delle volte ci ha abituato a qualche grande numero, speriamo che magari ci faccia ricredere, ecco. Grazie Massimiliano. Un pronostico Alessandra di Massimiliano, Ulrich o Armstrong? Ma io penso Armstrong. Grazie, abbiamo bloccato letteralmente la fila delle ammiraglie che si stanno allontanando. Bene, Alessandra Mansebo è 13°, perde già un minuto da Ulrich e qui si nota la differenza tra chi è specialista e chi non lo è. Pausa, torneremo tra un paio di minuti. Di nuovo in diretta, gentili telespettatori, 12ª tappa del Giro di Francia. Ci troviamo nel sud, vicino ai Pirenei, vicino ad Albi, nel dipartimento del Tarn. È passato Iban Maio al chilometro 13, perde un minuto e due secondi nei confronti di Jan Ulrich. È passato anche Alexandre Vinokurov, terzo a 19 secondi da Ulrich, quindi buonissima prestazione di Alexandre Vinokurov. Deve ancora transitare Lance Armstrong, il favorito numero uno, mentre Ulrich dopo 18 chilometri ha raggiunto e superato Basso, che era partito 2 minuti prima di lui. Quindi Ulrich sta dando sfoggio di una forma invidiabile. Ulrich oggi potrebbe ribaltare a suo favore il Giro di Francia. Sta infliggendo distacchi pesanti a tutti gli scalatori. Oggi purtroppo Basso perderà molto, molto di più di quello che io mi auguravo, perché ha già 2 minuti da Ulrich alla fine. In 18 chilometri sono tanti. Vuol dire che alla fine potrebbe accusare 4 minuti e in effetti sono troppi. Parra e Dufaux stanno per concludere, è piuttosto alto il loro tempo. Siamo sempre in attesa di Armstrong a Chaussac-sur-Vair, quindi tra qualche istante avremo il primo raffronto diretto tra Jan Ulrich e Lance Armstrong. Siamo sulla bicicletta dell'americano, dorsale numero 1, maglia gialla speciale, leggerissima. È passato Caucchioli nel frattempo al chilometro 33, ritardo di quasi 4 minuti per Caucchioli, anche lui non è uno specialista. Ancora un attimo di pazienza Alessandra, perché Armstrong sta per passare al 13° chilometro, quindi è un momento importantissimo questo della
cronometro. Ulrich deve recuperare su Armstrong 2 minuti e 10 secondi. Praticamente Ulrich li ha persi un po' nella cronosquadra e un po' sull'Alpe d'Huez. Per il resto il tedesco non ha mai mollato la ruota di Armstrong. Un Ulrich che alla vigilia del Tour de France aveva detto: non sarò competitivo. Stesso tempo per Armstrong. Dopo 13 chilometri, 16 e 26 Ulrich, 16 e 26 Lance Armstrong. A te Alessandra. Sì, siamo qui con Ciccio Rubiera. Ciccio, il mismo tempo, lo stesso per Armstrong, stesso tempo per Armstrong e Ulrich. Bene, credo che la cronometro è lunga e questo non significa niente. Penso che l'ultima parte della cronometro sia troppo dura. La salita degli ultimi chilometri si fa troppo dura e penso che è là dove possa prendere lui il tempo, Armstrong. Con il calor come va a marciare Armstrong? Mejor o peor? Il caldo può andare Armstrong peggio o meglio? A lui non le va bene il caldo, ma tutti gli anni al Tour ha fatto caldo e lui ha vinto. Penso che si fa freddo è meglio per lui, ma con il caldo lui anche va bene. Grazie a Ciccio Rubiera. A voi. Grazie Alessandra, 1 minuto e 7 secondi perdeva Ivan Basso dopo 13 chilometri, ma ripetiamo il 18esimo, tra il 18esimo e il 19esimo chilometro Basso è stato raggiunto da Ulrich, quindi si profila una giornata molto dura per il corridore della Fassaborto. Anche Moreau non sta andando benissimo, Moreau vincitore del prologo 2 anni fa, dopo 13 chilometri perdeva più di un minuto. Aleksandr Vinokurov, sta andando molto bene questo corridore del Kazakistan. Io francamente non mi aspettavo una tenuta di questo genere da parte di Vinokurov, anche perché ha cominciato ad andare forte già nel mese di marzo. In giugno ha vinto il Giro di Svizzera, ha vinto una prova di Coppa del Mondo, l'Amstel Gold Race. È la stagione davvero della consacrazione per Aleksandr Vinokurov. A marzo ha vinto a Parigi-Nizza, ad aprile ha vinto l'Amstel Gold Race, a giugno ha vinto il Giro della Svizzera. È incredibile. Ed è ancora lì a lottare. Tra l'altro lui passò 3 anni fa alla Telecom e il suo direttore sportivo gli disse, Walter Godefroth, noi ti abbiamo preso perché dovrai fare il gregario a Jan Ulrich. Se vorrai fare classifica al Tour ti consiglio di scegliere un'altra squadra. Alla fine Ulrich ha cambiato squadra e lui è diventato il capitano della Telecom. Anche quest'anno doveva, non dico aiutare, ma comunque dividere la leadership con Botero, invece sta dimostrando di essere un vero fenomeno. E viene da chiedersi cosa avrebbe potuto fare Vinokurov con la formazione al completo. Perché? Perché Cadel Evans, l'australiano che l'anno scorso vestì per un giorno la maglia rosa al Giro, è un ragazzo completo. Cadel Evans va forte sia a cronometro che in montagna, e con un Paolo Savoldelli in forma crediamo che la Telecom non avrebbe avuto nulla da invidiare, anzi forse sarebbe stata più forte della US Postal di Lance Armstrong. Quindi Vinokurov è doppiamente da applaudire per quello che sta facendo senza due compagni fondamentali come Savoldelli e Evans. Sta salvando la stagione la Telecom, la sta salvando in un modo ineccepibile. Tanta sfortuna per la squadra tedesca, si sono ritrovati questo kazako che è il corridore più importante del Kazakistan, ma non solo il corridore, è l'uomo sportivo più importante del Kazakistan. Il colonnello Vinokurov. Miller è letteralmente crollato tra il chilometro 33 e il chilometro 41. Massimiliano Lelli ci ha confermato che Miller ha qualche problema di salute, dunque non può dare il massimo su una distanza così ampia come i 47 chilometri da Gaillac a Cap de Couvert, quindi Miller dovrà accontentarsi di un piazzamento. Seguiamo Moreau al 33esimo chilometro, anche per lui un ritardo piuttosto considerevole, lui che è un passista nato. Beltrán perde 2 minuti e mezzo da Peschel. Siamo curiosi di vedere questi 20 chilometri di Ulrich da Chaussac-sur-Vair a Salles per capire la reale marcia del Kaiser tedesco.
Sarà una bella lotta sul filo dei secondi. Il finale, come ci ha detto Rubiera, è abbastanza complicato. C'è questa salitella di 2 km, 2,5 km, ma ritengo che Ulrich andrà così fino alla fine, quindi sarà una lotta sul filo dei secondi tra il tedesco e l'americano. Didier Rus, più o meno lo stesso tempo di Paolino Bettini, che rimane il migliore tra gli italiani che hanno concluso. No, meglio di Bettini ha fatto Massimiliano Lelli per un secondo, quindi abbiamo sesto posto Lelli, settimo posto Bettini. Non sono naturalmente risultati definitivi, tanti dei corridori che sono ancora sul tracciato miglioreranno questo. Per adesso c'è da registrare le prestazioni di Lelli e Bettini come migliori tra gli italiani. Plazza, 1:03:09, è terzo. È compagno di squadra di Jan Ullrich, David Plazza. Moreau perde 1:05 da Peschel al 33° chilometro. Non va proprio, mentre agile come al solito la pedalata di Lems Armstrong. Bicicletta speciale per lui. Posizione sempre quella, quest'anno tra l'altro più di una volta è andato nella galleria del vento per migliorare la posizione, come di solito gli succede, non lascia nulla al caso. Anche dopo la Liegi-Bastogliegi si è trasferito subito in queste zone per controllare la cronometro, l'ha rifatta poi questa mattina, quindi conosce perfettamente il percorso. Ulrich invece ha scoperto il percorso solamente questa mattina. Moltissimi messaggi arrivano da parte dei nostri telespettatori in ricordo di Sandro Ciotti. Ne abbiamo scelto uno, l'ha scritto Matteo Cogorno da Genova. Ci ha lasciato Sandro Ciotti, un grande giornalista che col calcio principalmente, ma anche col ciclismo e in campo musicale, aveva mostrato competenza, garbo e ironia. Con un saluto a Sandro. Alexandre Vinokurov di spalle, la sorpresa vera di questo Tour de France. Quando scatta in salita non ha rivali. Finora, guarda che polpaccio che ha. Sarà anche un po' dilatato dall'occhio della telecamera, però lì si capisce tutta la potenza che ha, Vinokurov. Difatti è uno scalatore atipico, non ha la muscolatura del scalatore puro. Di solito lo scalatore puro ha la gamba fusolata. Guarda, Ulrich ha raggiunto oltre basso anche Roberto Eras, che era partito 4 minuti prima e non è arrivato ancora al 33° chilometro. È una moto. In meno di 30 chilometri ha raggiunto già 2 avversari che erano partiti prima di lui. Quest'anno Ulrich ha partecipato a 5 cronometro, è arrivato secondo nella cronometro di 40 chilometri al Giro di Germania, vinta da Rogers, Michael Rogers, è arrivato terzo nella cronometro al Giro della Svizzera e quarto nel prologo di Parigi qui al Tour. David Millar sta per concludere, eccolo qui il britannico che ha disputato un prologo strepitoso e che è stato tradito dalla catena, altrimenti sarebbe stato lui a vestire la maglia gialla, la prima del Tour del Centenario. È andato male nell'ultima parte, problemi respiratori per David Millar, anche mal di gola, un po' gli stessi sintomi che hanno causato il ritiro di Stefano Garzelli. Segnaliamo anche i tempi di Simoni, 1:08:30, Noè 1:07:48, Pellizzotti 1:09:35, molto distanziati questi corridori, ma non chiedevano nulla a questo cronometro, anzi tutti e tre hanno cercato, come si dice in gergo, di salvare la gamba per poi eventualmente attaccare sui Pirenei. Ha migliorato Zubeldia, Zubeldia stava perdendo da Peschel e adesso passa al comando, quindi Zubeldia al 33° chilometro davanti a tutti, ma devono ancora passare Ulrich e Armstrong, quindi è una situazione parziale non definitiva quella di Zubeldia in testa.
Zubeldia sta facendo anche lui molto meglio rispetto agli anni scorsi. Qui nel 2002 perse 3 minuti, quasi 3 minuti nella cronometro di Lorient e perse altrettanto nella seconda cronometro. Quest'anno invece si sta superando, è arrivato terzo nel prologo, è stato molto bravo in salita, è arrivato con Armstrong sull'Alpe d'Huez e oggi si sta ripetendo, quindi bravissimo questo corridore spagnolo. Alessandro da Colle Caruno, spero di averlo pronunciato bene, provincia di Teramo, quanti chilogrammi si perdono in una grande corsa a tappe, cioè tra il peso che si ha alla partenza e quello che si ha all'arrivo? Bisogna dire che quando arrivano alla partenza sono molto magri, quindi al massimo perdono 1 chilo, 2 chili, non di più, perché l'importante per loro è mantenere comunque quel peso. Sì, possono calare qualche cosa, ma comunque al massimo si cala un paio di chili. Luigi Passoni ritorna sull'argomento Zabel prima della Sanremo. Ieri in telecronaca, Davide, hai detto che Zabel si presentava alla Sanremo con 18.000 km nelle gambe. Ha fatto i conti il signor Passoni, ha detto: vorrebbe dire che Zabel da metà dicembre tutti i giorni si fa 200 km, non vi sembrano un po' troppi? Io posso portare la mia testimonianza, perché 2 anni fa sono stato 3 giorni a Maiorca, dove era in ritiro la Telecom. Ebbene, tutti i giorni Zabel si faceva 200 un giorno, 220 un altro giorno e 240 il terzo giorno. Quando faceva il giorno di scarico faceva 120 km. Quando lui faceva la distanza maggiore, partiva da solo, faceva 1 ora, poi andava a riprendere i suoi compagni di squadra e poi alla fine si faceva altri 30 minuti da solo. Questo quasi sempre. E tutto ciò praticamente l'ha logorato, visto che Zabel ormai da diverso tempo non è più lo stesso delle passate stagioni. E poi bisogna dire che Zabel comincia la preparazione già a fine novembre. Quindi non è esagerato parlare di 18.000 km alla fine di marzo per Zabel. Questa la risposta a Luigi Passoni, mentre Luca da Bergamo ci svela un'indiscrezione di mercato. Armstrong, e quindi la US Postal, sarebbe interessatissima a Popovic. E noi vi diciamo un'altra cosa riguardo a Popovic: c'è un famoso uomo d'affari, un industriale che è stato nel ciclismo alla metà degli anni 80, vorrebbe ricostituire la squadra e ingaggiare per il 2004 sia Popovic che Filippo Pozzato. Quindi il signor Luca ci dice che Popovic andrà alla US Postal, mentre noi vi diciamo che c'è un forte interessamento per Popovic e Pozzato da parte di questo uomo d'affari. Ulrich, gran tempo per lui, notate il vantaggio che ha su Zubeldia. Siamo al chilometro 33, 40, 28 e 82. Ha sfiorato e sta sfiorando i 50 orari nonostante le salite iniziali. Pazzesco quello che sta facendo vedere Jan Ulrich. Andiamo dalla De Stefano. Sì, Auro, soltanto per segnalarvi che i corridori che transitano dopo il traguardo chiedono immediatamente al medico di intervenire sugli occhi, con colliri, con acqua, perché probabilmente il caldo sta dando fastidio alla vista. Sia sì, non Boger... solo il caldo, Alessandra, qui dove ci troviamo c'è una polvere finissima. Sì, esatto, finissima. D'altronde c'era una miniera di carbone sino a pochi anni fa, e con il vento che c'è questa polvere si alza, e polvere di carbone dà molto fastidio agli occhi, quindi immaginiamo sì, questo infatti, problema. C'è la macchina qui dell'assistenza medica un po' più avanti rispetto al traguardo, che presta i primi soccorsi, sono richieste principalmente di colliri per gli occhi. Ulrich sta tornando... il grande cronomen, ha vinto 2 mondiali lui al cronometro. Eh sì, ha vinto tante cronometro. Mi ricordo pochi giorni fa, il giorno dopo del prologo, disse: mi sono rimesso in gioco, sono partito da zero con nuove motivazioni. Lo scorso anno pensavo di smettere, stavo già pensando a cosa fare nella vita. Ora mi ritrovo al Tour con un 4º posto. Stupendo. E crediamo che dopo la gara di oggi qualche posto in classifica lo guadagnerà. Non sappiamo quanti, perché Vinokurov
sta andando bene, ma verosimilmente potrebbe scavalcare sia Hamilton che Mancebo che Iban Maio. Quindi si profila ai piedi dei Pirenei la grande lotta che ha animato i Tour de France degli anni scorsi, ovvero Germania contro America e rispettivamente Ulrich contro Armstrong. Tanto si sono un po' sfilacciati i pantaloncini di Lance Armstrong lì sulla sinistra, mentre questo è Aymar Zubeldia. Se andiamo a vedere la data di nascita di Zubeldia, capiamo quanto di buono potrà fare questo ragazzo gli anni prossimi. Alla stessa età di Van Basso, è del 77, alla stessa età di Iban Maio. La differenza di Maio va più forte a cronometro, sarà da tenere d'occhio già l'anno prossimo e magari nel 2005 sulle strade del Tour e della Vuelta. La Iseca sulla sinistra, compagno di squadra, raggiunto e superato da Zubeldia. Io mi aspetto una zampata di La Iseca sui Pirenei. Anch'io. Corridore stranissimo, è capace di prendere mezz'ora come è capace di staccare tutti. Certo. Ha già vinto a Luz Ardiden lo scorso anno. Allora, Iban Basso dopo 33 chilometri perde 3 minuti e 42 secondi da Jan Ullrich. Questo significa che Basso accuserà da Ullrich, se andrà avanti di questo passo, circa 5 minuti a Cap de Couvert. Una botta terribile per il varesino. Un abisso. Bisogna considerare che Zubeldia, che sta andando fortissimo, ha un ritardo di 1 minuto e 52, quindi Ullrich sta facendo qualcosa di straordinario e penso che anche per Armstrong sia molto difficile quest'oggi. Comunque staremo a vedere al chilometro 33. Hamilton, buono il suo tempo, 42 e 16. Bisogna considerare Ulrich fuori gara perché è di un altro pianeta quando va come oggi. Hamilton in pratica ha perso 1 minuto e 47 in 33 chilometri, perde circa 3 secondi al chilometro rispetto al tedesco. Ed è il migliore dopo Ulrich. Sono tutti lì a pochi secondi, Zubeldia, Peschel, Miller, Ulrich, eccolo lì inquadrato. Ma vedi, anche la pedalata è diversa rispetto agli anni scorsi, non l'anno scorso perché non c'era, non ha mai corso. E guardate che cerca anche di stare sulla riga bianca perché è molto più scorrevole. Vi dicevo che l'asfalto è molto ruvido, mentre dove c'è la striscia c'è un po' più di scorrevolezza e quindi cerca di stare lì in mezzo. Tanti messaggi arrivano relativi a Pantani e relativi alle debacle dei nostri qui in Francia. Centinaia di tifosi di Pantani sostengono che il pirata sarebbe stato l'unico in grado di fare cose buone, e Laura da Carpino, provincia di Foggia, dice: ho visto Pantani a San Severo in Puglia, è un miraggio, ma a me sembra proprio di no, l'ho visto in bicicletta in Puglia. Ebbene, ci siamo informati, cara Laura, e il suo non era un miraggio. Pantani è andato sul Gargano e ha fatto un'uscita di 140 km in bicicletta, quindi evidentemente lei l'ha incontrato in quella seduta d'allenamento. Dunque Pantani di nuovo in bicicletta, speriamo sia di buon auspicio. Sono attesi al passaggio Mancebo, Maio e Vinokurov, oltre alla maglia gialla a Sal, chilometro 33 di corsa. Questi, che è inquadrato, è il secondo in classifica generale. Vinokurov. Da Catania di nome Andrea, al top della forma, chi vincerebbe a cronometro tra Armstrong e Indurain, Davide? Sai,
È molto difficile fare questi paragoni. Durain era un fenomeno a cronometro, ritengo che fosse ancora più specialista dell'americano. Io mi ricordo nel 92 il cronometro a Lussemburgo, il Durain rifilò 3 minuti al secondo a De Las Cuevas, rifilò 4 minuti a Gianni Tudis, arrivò terzo, e andò a riprendere Laurent Pignot che gli era partito 6 minuti davanti. E quindi ritengo che Armstrong rispetto al corridore spagnolo sia più forte in salita, ma leggermente più debole a cronometro. Buono il tempo di Georg Tocnig, per lui quest'anno partecipazione sia al Giro che al Tour, è campione nazionale austriaco. Vicino al traguardo anche la maglia blu, forse per lui una passeggiata quasi. Un'ora 5:56. Fabrizio Lagrasta da Corato, Bari, chiede: Heras può salire sul podio? Beh, caro Fabrizio, con il ritardo di oggi crediamo proprio di no. Heras sta andando più o meno come basso, quindi perderà tra i 4 e i 5 minuti, mentre Vinokurov ha guadagnato e sta guadagnando 2 minuti su Maio. Vedete il kazako che sta per raggiungere lo spagnolo. Quindi un pesante ritardo anche per Iban Maio in questa cronometro, mentre si sta difendendo molto bene il corridore kazako. Ricordiamo che dopo 13 km Vinokurov aveva 19 secondi di ritardo da Ulrich e da Armstrong, che avevano lo stesso tempo. È passato anche Mansebo a Sal, chilometro 33, perde 3 minuti e 25 da Jan Ulrich. Francisco Mansebo un po' meglio, ma più o meno sulla stessa linea di Ivan Basso. Ecco Vinokurov, Ulrich 40 e 28, perderà circa un minutino Vinokurov dal fuori classe tedesco. Ulrich ne ha 1,50 però di vantaggio Vinokurov in classifica generale, quindi potrebbe anche difendere il secondo posto. Cosa dici, Davide? Penso di sì, perché Vinokurov comunque sta facendo un ottimo cronometro. Poi nel finale c'è una salitella, potrebbe penalizzarlo un po' meno, però sarà una lotta sul filo dei secondi. Oggi è proprio inarrestabile il corridore tedesco. Delusione per Maio. Sì. Grande conferma di Ulrich, tornato ai livelli. Forse l'Ulrich più forte è stato quello di 2 anni fa, come dici, Davide? È stato quello di 2 anni fa. Tu parli delle cronometro o in generale? Ma in generale, le lotte con Armstrong, era un Armstrong davvero di un altro pianeta, però Ulrich lottava chilometro dopo chilometro, attaccava, ci ha provato. Quando è stato secondo te la stagione migliore di Ulrich? Lascia stare il 97, quando secondo al Tour arrivò Durant. Obiettivamente la concorrenza lì era molto, molto bassa come livello, eh? Forse nel 96, considerato che era il suo primo Tour, ha dato qualcosa in più Ulrich. Vedi? Sì. Verde Armstrong oggi da Ulrich. Ma troppo veloce Ulrich. In 20 chilometri vediamo quanto ha perso. Dopo 13 chilometri erano a pari tempo. In 20 chilometri più di 30 secondi. Non lo ferma più nessuno Ulrich. Oggi guarda quanto ha guadagnato il tedesco. 41,08, 40 secondi in 20 chilometri, 2 secondi a chilometro. Impressionante. Ulrich ha fatto questa seconda parte del percorso in un modo impressionante. Anche adesso vedete, siamo entrati in salita, sta spingendo, si alza raramente sui pedali, ha una forza, una potenza incredibile oggi. Sai cosa ti dico? Il miglior Ulrich secondo me è stato quello che ha perso da Pantani, perché ha trovato solo una giornata storta, per il resto andava sempre fortissimo. Il cronometro di Corrèze, te la ricordi? Diede quasi 5 minuti a Pantani, quel giorno, e vinse nettamente. Diede 1 minuto e 10 secondi a Taylor Hamilton, che allora era un americano sconosciuto, compagno di squadra
dopo qualche anno di Lance Armstrong. Chiude in 1:04 Christophe Moreau. Ci apprestiamo dunque a celebrare il tedesco Jan Ulrich come vincitore di oggi e principale a questo punto avversario di Armstrong ai piedi dei Pirenei. Tu l'hai sempre sostenuto, Davide, l'unico corridore che può dare noia a Lance Armstrong è Ulrich in forma. Perché ha delle doti straordinarie. Non dimentichiamoci che questo ragazzo fino a qualche anno fa cresceva 12, 13, 15 kg nell'inverno. Adesso è abbastanza magro, potrebbe calare ancora qualche cosa, ma non fatevi trarre in inganno da queste immagini, perché la televisione comunque ingrossa sempre un po'. Noi possiamo garantire che è abbastanza tirato Ulrich. Io ritengo che sui Pirenei faticherà, perché comunque dopo un anno di assenza dalle corse non può, secondo me, avere la resistenza e il fondo per tenere per 3-4 giorni. Però è uno dei pochi in grado di battere l'americano, se non l'unico. Anche perché oggi comunque Armstrong riuscirà a dare parecchi secondi ai vari scalatori, a Ivan Maio, a Belgia, qualcosa in meno. Anche Hamilton è lì a un minuto già da Armstrong, e quindi comunque è una giornata abbastanza positiva. Però per la prima volta, se il cronometro continuerà così, Armstrong perderà da Jan Ulrich in un cronometro. Oggi dovrebbero correre con l'handicap questi due fuori classe, davvero non hanno rivali. L'unico che sta limitando i danni con grande bravura è Alexandre Vinokourov, perde un minuto da Ulrich al 33esimo chilometro. Zubeldia è passato, ed è passato Ulrich al 41esimo chilometro, 2:19 a Zubeldia. Ma come sta andando? Ha guadagnato altri 30 secondi in 8 chilometri su Zubeldia. Anche nel 97, se andiamo a vedere a Saint-Étienne, Ulrich rifilò 3 minuti e 4 secondi a Vironc. Ma sì, ho capito, Davide, ma 3 minuti a Vironc, voglio dire, non è una prestazione da ricordare, se non per gli amanti delle statistiche. Qui sta dando distacchi pesantissimi a degli specialisti. Voglio dire, Pechel è uno che ha vinto due volte il Gran Premio delle Nazioni, che è la gara a cronometro più importante al mondo. Zubeldia è arrivato terzo nel prologo, è davvero un astro nascente nelle prove a cronometro Zubeldia, eppure Ulrich gli sta dando più di 2 minuti. Qui si capisce la portata della prestazione. Vedete, Zubeldia ormai vicino al traguardo, 1:01:12 e 31 centesimi, media 46.080. Tra poco arriva Ulrich. Arriva, perché ha già raggiunto Ivan Basso, Roberto Eras, quindi tra poco ci siamo. Il tedesco è già all'ultimo chilometro. Menchov in maglia bianca con Zubeldia alla ruota, o quasi. Era la Iseka, Zubeldia già, sì, scusami, ha già concluso. Volevo dire la Iseka. Eccolo qui Menchov, maglia bianca, miglior giovane per questo russo della Ibanesto. Armstrong è al chilometro 37 circa di gara. Basso, chilometro 41, è passato adesso 5 minuti e 14 secondi per Ivan Basso. È 17esimo, pensate, non è che stia andando poi malissimo Ivan Basso, perché ne sta lasciando dietro 145. Non è il tracollo di Ivan Basso, ma è un'ulteriore dimostrazione di quanto stia andando forte questo atleta che vediamo nelle immagini, Jan Ulrich. Difatti l'anno scorso nella cronometro di Lorient di 52 km Ivan Basso accusò 2 minuti e 43 secondi, ma arrivò 22esimo. Quindi bisogna dire che questo cronometro fa molti più distacchi, molto più accentuati, e quindi un Basso che più o meno è nella posizione dello scorso anno, solo che quest'anno, a differenza dello scorso anno, c'è questo tedesco che sta
Certo, Davide, che anche dal punto di vista psicologico, sai che il cronometro è di 47 chilometri. Dopo 18 chilometri ti arriva un treno dietro che sai essere partito due minuti prima, ti passa e non riesci nemmeno a stargli a ruota, il morale crolla. Questo è anche un dato da tenere in considerazione. Sì. Sta per arrivare Jan Ullrich. Capitano del team Bianchi, pensate che Rudy Pevenage e Alain Gallopin, i dirigenti di questa squadra, hanno prenotato ieri un albergo a Ullrich proprio sul percorso in modo che potesse constatare curva dopo curva e non dovesse fare della strada per raggiungere il punto di partenza. Lo tengono nella bambagia i dirigenti del team Bianchi e hanno fatto bene con la prestazione odierna. L'ultima volta che la Bianchi vinse come primo sponsor una tappa al Tour fu nel 79 ad opera di Serge Parsani, oggi apprezzato direttore sportivo della Quick Step David Amon. Non molla niente Ullrich, una volata praticamente sul rettilineo conclusivo, un tempo strepitoso, è stato l'unico per adesso a scendere sotto l'ora di gara, 58:32, 48:180. Giù il cappello di fronte a Jan Ullrich. Io mi sbilancio, lo dico in via ufficiale, a questo punto avversario numero uno di Armstrong, nonostante gli spagnoli sui Pirenei. Una bella lotta, perché comunque ad Ullrich il caldo non fa paura, anzi, se c'è una cosa di cui non ama è proprio il freddo. Però sai, sono un po' titubante proprio per il discorso che ti facevo prima, è stato comunque un anno lontano dalle corse e ritengo che in salita gli manca ancora qualcosina. Davide, gli mancherà qualcosina, ma qui al Tour 2100 km sono stati fatti a medie altissime. Ullrich è lì, Ullrich si è staccato dopo 2 chilometri dell'Alpe d'Huez. Un Ullrich in grossa difficoltà avrebbe perso 4 minuti, ha perso poco più di un minuto da Armstrong vedendoselo andar via subito a inizio salita, quindi vuol dire che ha un passo diverso rispetto agli altri, non ha ancora lo scatto ma ha un motore che pochi hanno al mondo. A quello non c'è ombra di dubbio, un motore straordinario, l'abbiamo sempre detto, però staremo a vedere perché da domani cominceranno i Pirenei e ci staremo per 3 giornate. Sono ancora sul tracciato Robertino Heras, Ivan Basso, Tyler Hamilton, Francisco Mansebo, Iban Maio, Vinokurov, che vediamo inquadrato, e Lance Armstrong. Ormai nessuno può insidiare Ullrich per la lotta al primo posto. Brevissima pausa, ritorneremo tra poco in diretta. Gatorade è scientificamente formulato per restituire quello che il sudore fa perdere, per essere al massimo dall'inizio alla fine. Gatorade, niente funziona meglio. Un po' un miracoletto. Alessandra De Stefano, Ullrich, come è stato accolto sul traguardo? In maniera trionfale, devo dire che ha beffato anche la stampa, quindi non c'è stato un giornalista in grado di avvicinarlo. È andato velocissimo sul traguardo, scortato da un uomo della Bianchi, non ci sembrava particolarmente affaticato, parlava anche con lui, probabilmente ha chiesto notizie del tempo, ma era tranquillissimo Jan Ullrich, un po' meno tutti i giornalisti che gli correvano dietro. Il caldo è sempre asfissiante? Ma guarda, ormai qui per fortuna che c'è l'assistenza medica sul traguardo, quindi se non ci sentite vuol dire che... Siamo oltre 40, ce lo confermi? Ci dicono asfalto 43. Però. Non è male. E non siamo ancora sui Pirenei. Sui Pirenei o fa tanto caldo o fa tanto freddo, crediamo che sia la prima ipotesi quest'anno. Anche secondo me, perché la meteo qua ha comunque annunciato grande caldo anche sui Pirenei. Mansebo al chilometro 41 perdeva 4 minuti e 20 secondi rispetto a Ullrich. Ivan Basso 5:17, siamo in attesa della conclusione della prova da parte dell'alfiere della Fassa Bortolo.
corridore varesino, eccolo qui. Tienti pronta Alessandra, perché una testimonianza di Ivan Basso ci sembra... Siamo pronti, Auro. Appena lui arriverà... Fondamentale anche per capire cosa ha provato quando Ulrich l'ha passato a doppia velocità dopo neanche 20 km di corsa. Infatti era esattamente, vi stavo ascoltando, ed era esattamente questa la domanda che volevo fare ad Ivan Basso, chiedergli che sensazione, anche perché... Magari nel momento in cui ti passano credo che sia un colpo tremendo, no? Da ammortizzare. Adesso magari è arrivato sul traguardo, forse riuscirà. Stesso tempo di Bettini, 1:04:32. Sapevamo non essere uno specialista, Ivan, ma perde 6 minuti da Ulrich. Attenzione, perché il quarto, Miller, ha un ritardo di 3 minuti e 54 secondi. Dagli umani ha perso molto meno Basso, esatto. Tyler Hamilton. Buono. Bravo. Hamilton sta per concludere. Facendo meglio di Zubeldia, no, adesso passerà terzo. È terzo Tyler Hamilton, ha limitato i danni però, 2:42, a te Alessandra. Siamo con Ivan Basso, diamogli il tempo, ecco, di rinfrescarsi un po'. Ivan, un Ulrich stellare su questo traguardo. La domanda, anche se la domanda è questa, che sensazione ti ha fatto vederlo passare, sentirsi superato da lui? Ma che mi prendesse era quasi certo. Non ho fatto una buona crono, però non è una cosa che compromette del tutto la classifica. Adesso vediamo. Ci sono tutte le tappe di montagna. È partito bene? Sì, non ho trovato un ritmo che mi permettesse di fare una buona velocità. Va bene così. Tutti dicevano Armstrong, un po' meno Ulrich, ma un Ulrich così te lo aspettavi? Ulrich si sa che a cronometro è veramente forte. Adesso aspettiamo le montagne. Domani, che tappa sarà, Ivan? Sicuramente i due arrivi in salita saranno quelli che decideranno la classifica di questo tour. Senti, dicevano Auro, si sapeva che tu non sei uno specialista, però diventa difficile tenere il colpo quando ci sono questi tempi. Sì, però diciamo che delle giornate negative possono capitare a tutti, anche nelle tappe di montagna, e quindi i distacchi si possono anche recuperare. Il caldo è stato un avversario in più oggi. Sì, era molto caldo, però c'era per tutti. Grazie a Ivan Basso, a voi. E Armstrong tra il chilometro 33 e il chilometro 41 ha perso altri 30 secondi, quindi la regia ci ha proposto la nuova classifica generale virtuale e Ulrich potrebbe, se guadagnasse altri 3 secondi su Vinokurov, anzi a questo punto è Vinokurov che dovrebbe perderne altri 3, potrebbe passare secondo a meno di un minuto da Lance Armstrong. Un recupero micidiale quello di Ulrich nella crono. Io pensavo che andasse forte, ma non così. Pensavo che potesse vincere questa cronometro, ma per qualche secondo nei confronti di Lance Armstrong. Beh, è la prima volta che Ulrich riesce a battere l'americano. Non dimentichiamoci che anche l'anno scorso Armstrong perse la cronometro di Lorient, la prima cronometro del Tour, ma di soli 11 secondi da Bottura. Oggi Bottura è andato piuttosto male. Cosa sta succedendo secondo te, Davide, a Bottura? Secondo me dovrà cambiare un po' preparazione. Lui è abituato ad andare in Colombia, a tornare in Europa solamente nel mese di marzo senza fare nessuna corsa. E secondo me comunque le corse sono importanti, altrimenti la condizione non la trovi. Perso 5 minuti da Ulrich, Santiago Botero, ha fatto meglio rispetto a Ivan Basso di un minuto. Qui siamo su Alexandre Vinokurov, ormai sul tracciato ci sono Mansebo, Maio, Vinokurov e Lance Armstrong. Auro? Sì, Alessandro. Ecco, durante il vostro commento noi siamo andati a sentire Hamilton, che ha detto ai giornalisti che lui se l'è presa molto all'inizio comoda perché non voleva faticare troppo la spalla, è partito tranquillo, poi ha cominciato ad avere dei problemi, ha detto anche la posizione mi ha fatto stancare moltissimo, per me è già un successo aver tagliato il traguardo.
E non c'è dubbio come si fa a non essere vicini a Hamilton, l'eroe vero di questo Giro di Francia. Sta correndo dalla prima tappa con una clavicola rotta, Francisco Mancebo. Confrontiamolo al tempo di Ivan Basso, che è un'ora 4:32. Sì, fa un po' meglio di Basso, però questo è il gap tra gli scalatori e gli specialisti. Erano diversi anni che non vedevamo un corridore vincere in maniera così netta, dai tempi di Indurain. Vi ho detto, no? Nel 92, quando in Lussemburgo riuscì a dare 3 minuti al secondo e 4 minuti al terzo arrivò Bugno. Poi nel 93, quando rifilò 2 minuti e 11 secondi a Bugno e 2 minuti e 20 a Bröcking. Nel 94, quando gli arrivò sì Rominger a 2 secondi, ma il terzo perse ben 4 minuti e 22 secondi. Ecco, io ritengo che l'Ulrich di oggi all'Indurain dei tempi migliori. Anche Vinokurov ha oltrepassato la barriera dell'ora di gara, forse riuscirà a rimanervi sotto Armstrong, ma di poco, dal momento che perdeva già 1:10 da Ulrich al 41esimo chilometro. Buona comunque la difesa di Vinokurov. Sembrava dovesse essere il giorno della verità per lui. La verità è che è un grande corridore, anche a cronometro è secondo Vinokurov, verosimilmente finirà terzo. E sarà terzo anche in classifica generale, perché Ulrich comunque lo supererà. Nonostante il 1:50 che aveva di vantaggio Alexandre Vinokurov, ha perso 2:05 da Ulrich. Maio, questa sì è una mezza delusione, Davide. Non è poi il Maio che ti vince il prologo, che perde poco sulla distanza dei 20 km da Armstrong. È lecito pensare, soprattutto nella corsa tappe più importante che ci sia, possa fare qualcosa di più. Insomma, io credevo che Maio andasse come Vinokurov, invece da Vinokurov ha perso più di 2 minuti. Che non è andato malissimo, è arrivato comunque 11esimo. Il problema è che il distacco è importante. E siamo lì, può perdere 1:30 Armstrong. Sì. Che cronometro che ha fatto Ulrich. Settima vittoria al Tour per Jan Ulrich. Parliamo di vittorie di tappa. L'unico a scendere sotto l'ora, Jan Ulrich. Armstrong chiude in 1:08:05. Ordine d'arrivo: primo Ulrich, secondo Armstrong, terzo Vinokurov, quarto Zubeldia, quinto Hamilton, sesto Peschel. Andiamo a vedere i nostri: 18esimo Lelli, 19esimo Basso, 20esimo Bettini. Ivan Basso da Ulrich ha perso praticamente 6 minuti. Si riapre il tour oggi. Si riapre il tour perché Ulrich adesso è a 35 secondi circa dall'americano, una batosta per il corridore in maglia gialla, una batosta per modo di dire, perché comunque ha rifilato diversi secondi agli scalatori, però un Armstrong che dovrà giocarsela nelle prossime tappe. Un enorme anfiteatro che sembra naturale, in realtà è il risultato di decenni di scavi. Questa era una miniera di carbone, lo si sente nell'aria, c'è ancora un pulviscolo molto fastidioso causato anche dal vento. 1:36 ha perso Armstrong. Alla partenza Jan Ulrich, che dopo diversi anni ritorna qui al Tour a vincere e vince una cronometro. 35, hai già fatto i conti, Davide? 35 secondi o sì. 34? Sì, siamo lì, ecco. Perché era 2:10
ha guadagnato 1,36, quindi 34 dovrebbero essere proprio 34. Aspettiamo comunque l'ufficializzazione. Mauro? Oggi non ci sono abbuoni. A te Alessandra. Sì, abbiamo sentito Vinokurov parlare con i giornalisti stranieri, ai quali ha spiegato che all'inizio era molto molto giù, poi quando gli hanno detto guarda hai preso soltanto una trentina di secondi da Armstrong, ha detto io ce l'ho messa tutta, ho marciato a fondo, ma oggi era impossibile contrastare Ulrich. Dalla prima pedalata si capiva che lui era più forte. 1,35 qui viene dato Armstrong, quindi c'è stato un arrotondamento per difetto. 1,35 persi da Armstrong, ne aveva 2,10, quindi è ufficiale 35 secondi. Ulrich passa in seconda posizione, ha guadagnato 4 posizioni Ulrich nel cronometro di oggi. Doveva essere una lotta sul filo dei secondi, mentre è stata una performance personale di assoluto. Sci sul sintetico, beh, interessante come esperienza, ma nulla a che vedere con lo sci vero. Questa è la nuova classifica generale. Basso perde un posto, è ottavo a 6,49. Ulrich è a 34 secondi, Vinokurov a 51, Hamilton a 2,59, Zubeldi a 4,29, stesso tempo di Maio, poi Mansebo e Basso. Dunque Mansebo ha perso 3 posizioni, Basso ne ha persa una, anche Vinokurov ne ha persa una. Il mattatore è proprio quel ragazzo che vediamo a sinistra con l'inconfondibile divisa della Bianchi, quel verde acqua che ha fatto la storia del ciclismo con Fausto Coppi prima, con Felice Gimondi poi e per ultimo Serge Parsani, che vinse qui al Tour 20 anni fa. Con una maglia simile a quella di oggi di Jan Ulrich. E domani cominceremo a salire. Primo arrivo in salita sui Pirenei, una tappa di 197 chilometri. C'è un GPM, un Gran Premio della Montagna di prima categoria al 168esimo chilometro, quindi a 30 dal traguardo c'è la vetta, è però una salita che misura 15 chilometri, si chiama Port de Feller e l'arrivo è a Aix-Trois-Domaine, 1370 metri d'altitudine. Sembrava fosse più cicciottello in bicicletta Ulrich, ma vi assicuriamo che è un Ulrich tirato, è un Ulrich paragonabile a quello che vinse le Olimpiadi a Sydney. Esatto. O la Agostoni, sempre quell'anno, ti ricordi la Coppa Agostoni? La dominò, andava veramente oggi ha fatto veramente qualcosa di straordinario. Sentiamo la domanda di Jan, Sie sind sehr fröhlich, sehr content. Ich bin ganz kaputt, sehr schwer und heiß, aber ich bin natürlich überglücklich und das hätte ich vor dem Start nie gedacht, dass ich hier Zeitfahren gewinnen kann und ich bin den Tränen nah, muss ich ganz ehrlich sagen. Sono veramente contento, molto felice per questo risultato. Ho ritrovato il vero Ulrich, ho ritrovato me stesso. E qui controllano la classifica generale, gli sta confermando che ha guadagnato più di un minuto e mezzo su Armstrong. Un sieg è sempre gut und ich bin hergekommen um eine gute Tour zu fahren und jetzt habe ich meinen Etappensieg und ich habe im Zeitfahren noch nie in Lance Armstrong geschlagen bei der Tour und jetzt in meinem Comeback-Jahr, wo ich eigentlich als Vorbereitung machen wollte für nächstes Jahr, gelingt es mir und das war einfach, also ich bin sprachlos. Il voudrait seulement se préparer pour l'année prochaine ici. Conferma quello che ha detto alla vigilia, mi ero convinto di essere qui al Tour per preparare il Tour dell'anno prossimo, non credevo di essere ancora in forma, evidentemente mi ero sbagliato, ma di questo errore non posso che rallegrarmi. E adesso parliamo dei Pirenei, gli chiede Godard. Finora Ulrich ha corso sulla difensiva in salita. Denkt noch gar nicht an morgen, weil ja, es ist alles möglich. Dieses Jahr ist alles möglich.
Ouais, donc Yann vient de nous dire que tout était possible, que les Pyrénées commençaient demain, qu'il y avait 4 jours adesso difficiles. Tutto et qu'il possible, que tout était possible, dice Uri, mais pour l'instant, il ne pense à demain. Il est très, très heureux aujourd'hui. Et voilà les premières confidences, Christian de Yann. Comunque, sono molto contento. Ecco il momento in cui Ulrich raggiunge e supera Robertino Heras, che era partito 4 minuti prima. Ma Ulrich sui Pirenei è sempre andato bene. Nel 2001, l'ultimo tour al quale ha preso parte, arrivò quarto a Dax-les-Thermes, secondo a Saint-Lary-Soulan, terzo a Lustardidon. Nel 97 conquistò la sua prima maglia gialla, staccando tutti sulla salita di Andorra. Lui ama il caldo e quindi Armstrong ha di che preoccuparsi. Alessandra, siamo quasi in chiusura, sì. C'è qualche considerazione ma dal traguardo? La considerazione è che ci sono delle telecamere particolari su Yann Ulrich, perché alla fine del tour ci sarà un film girato esclusivamente su Yann Ulrich e come abbiamo detto, vi ricordate al prologo a Parigi, lui parla e ha detto che parlerà soltanto in tedesco, in questo Tour de France non parla neanche inglese, tentava prima di parlare in inglese Yann Ulrich, ma risponde soltanto in tedesco, quindi chi ha puntato su Yann Ulrich per fare questo film probabilmente ha visto lungo, insomma, ha puntato su un cavallo vincente. Non solo film ma anche news in Germania, pensate che al Tour de France la TV tedesca si presenta con 120 persone al lavoro, se facciamo un paragone con quel che è la spedizione Rai, noi siamo in 9 e cerchiamo di proporvi sia diretta che servizi ai telegiornali con l'aiuto dei nostri tecnici, ma ripetiamo, complessivamente siamo in 9, i tedeschi sono 120. E l'anno scorso arrivarono addirittura in più di 200 perché si suddivisero le tappe, le due TV principali, ARD e ZDF della Germania. Quindi pensate che spiegamento di forze praticamente solo per Yann Ulrich. E difatti ogni giorno fanno circa 6 ore di diretta televisiva. Questo è uno sport che ha un nome un po' strano, in pratica è la corsa sul filo, 100 metri fanno queste scivolate sul filo sopra il lago artificiale di Cap de Couvert. Ci troviamo a pochi chilometri da Albi nel dipartimento del Tarn. Questo è l'ordine d'arrivo ufficiale, 58:32, l'unico a scendere sotto l'ora di gara. Yann Ulrich, tedesco, settima vittoria per lui di tappa e partecipazione al Tour de France. Maglia gialla sempre Lance Armstrong, ma adesso l'americano sa chi dovrà tenere d'occhio. Ulrich è a soli 34 secondi. Andiamo a controllare la cronosquadre, Davide, per vedere quanto Ulrich ha perso da Armstrong. La Bianchi è arrivata terza quel giorno, no? Sì, non dovrebbe aver perso più di un minuto. Hamilton è a 2:59, non sarà facile per l'altro americano salire sul podio. Alessandra ha lasciato la zona a traguardo, quindi potremo seguire i suoi servizi su Sportsera e alle 20 su Rai 3, 43 secondi, quindi adesso il distacco che c'è tra Ulrich e Armstrong è da ripartire tra cronosquadre e arrivo in salita all'Alpe d'Huez, perché per il resto sono arrivati sempre assieme. Sì, il giorno peggiore per Yann Ulrich è stato quello dell'Alpe d'Huez e come abbiamo detto prima comunque è stato un grande Ulrich, perché si è staccato subito appena è cominciata l'Alpe d'Huez e nonostante ciò in cima è arrivato con un ritardo di 1:30 circa da Lance Armstrong. È tutto, gentili telespettatori, qui ci saranno le cerimonie di premiazione ma il nostro tempo è scaduto, noi vi rinnoviamo l'appuntamento a domani, ci sarà questo weekend pirenaico da non perdere, quindi seguite il Tour de France su Rai 3, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo che Ulrich ha dominato la cronometro odierna, ha guadagnato 4 posizioni in classifica e si presenta ai piedi dei Pirenei come l'avversario numero 1 per il grande americano Lance Armstrong. Grazie ancora e un saluto dal Giro di Francia da Auro Bulbarelli e Davide Cassani. Arrivederci da
ASICS e da acqua minerale Sant'Anna di Vinadio.